volta scorsa ho fatto un incontro sui sacramenti in generale e riprendendoli in mano mi sono accorto che c'è un punto che mi pare fondamentale e importante che recupero quell'aspetto lì che ritengo così importante. Perché i sacramenti? Ma che cosa servono? Ci comunicano, certamente, abbiamo visto, ci comunicano la vita divina, ci comunicano Cristo, la sua vita, ci rendono partecipi di Lui, ci comunicano Lui. Ma la questione è, ma in che modo i sacramenti non vengono confusi con qualcosa di un po' magico? Cioè noi mettiamo in atto delle azioni, delle parole, delle formule e accade che il divino entra in noi. Come si distingue da una magia? Come si comunica a noi la vita divina ed entra in noi? Questo aspetto mi sembra molto importante. Perché? Perché Dio si comunica a noi usando il nostro modo di comunicare. Eh sì, noi non siamo solo un'anima staccata da un corpo, no? Ci viene detto solitamente che siamo un corpo e un'anima, ma in realtà, nei fatti, quando uno dice: ma dov'è la tua anima? In quale zona è l'anima? In realtà è tutto mescolato. Siamo tutti mescolati, così che sarebbe come più giusto dire che siamo piuttosto un corpo spirituale oppure uno spirito corporeo. Perché è importante, ritengo importante questo? Tenete presente che è il tentativo di cercare di capire qual è il modo che noi abbiamo di comunicare tra noi e che Dio stesso utilizza. Noi, quando vogliamo comunicare tra noi, anche dei stati d'animo profondi, intimi, cosa facciamo? Si può parlare, si utilizza la parola e già la parola è qualcosa di tangibile, concreto, ma non si comunica anche, non comunichiamo anche col nostro corpo, anche con l'espressione del viso, la tristezza, delle espressioni che corrispondono alla tristezza, la preoccupazione, la gioia, la pace, la serenità, il dolore, il fastidio. Una persona che vuole bene ad un'altra, se uno vuole bene, farà anche una carezza. È questo che voglio dire, cioè che noi per esprimere, comunicare stati d'animo, sentimenti, anche l'intimità di una persona, questa si manifesta attraverso manifestazioni concrete, concretissime. Non per una sciocca questione di coerenza, devi dimostrarlo, ma è nella natura delle cose. Quando ci si incontra e ci saluta una persona, non ci si stringe la mano? Oppure se la confidenza è maggiore, non ci si avvicinano le guance, a seconda della confidenza, la distanza della guancia a guancia? Oppure un abbraccio? E ci sono abbracci ed abbracci. Ecco, volevo dire questo, che noi, l'anima, riusciamo a comunicarcela attraverso manifestazioni corporee. Siamo un corpo spirituale e siamo pure, che è la stessa cosa, un modo diverso per dire la stessa cosa, uno spirito corporeo. Le cose sono molto incastrate. Per arrivare a dire che Dio manifesta il suo intimo, la sua anima, il suo spirito, perché anima e spirito sono sinonimi, manifesta il suo spirito. Come? Incarnandosi, cioè un uomo che è tutto Dio.
Gesù manifesta la misericordia del Padre nei nostri confronti. Questo cosa c'entra con i sacramenti? È Gesù che a un certo punto dice si comunica l'esperienza della misericordia attraverso manifestazioni concrete. Sto facendo l'esempio, per esempio, del sacramento della riconciliazione. Dico sempre alle persone che, cioè praticamente tutti, che fanno un po' di fatica nel confessarsi, ma perché devo dire le mie cose al prete, a un uomo? Non posso arrangiarmi tra me e direttamente il Padre Eterno? Dio ha voluto che non fosse così, perché Dio ha voluto che facessimo i conti, che Dio si manifestasse a noi attraverso una concretezza. È così geniale, è così corrispondente al nostro modo, a come siamo fatti noi. E così, tornando all'esempio che facevo della misericordia, li dovevo fare di fronte ad una persona. Costringendomi a farlo di fronte a una persona, sono costretto a pensarci, a muovermi di casa, ad andare a inginocchiarmi, provare anche un po' di vergogna, forse, nel doverlo dire, le proprie miserie, e aspettare eventualmente una correzione e infine sentirsi dire: vai, tu sei perdonato. Abbiamo bisogno di sentircelo dire, perché presumere che la persona a cui ho fatto un torto mi perdoni, a prescindere dal fatto che gli chiedo scusa, mi dispiace moltissimo. E uno ha bisogno anche di sentirsi dire dall'altra parte: ti perdono. La questione dei sacramenti è importante perché il rapporto, nel rapporto nostro nei confronti di Dio, ma anche il rapporto di Dio nei confronti nostri, non salta la concretezza di cui siamo fatti, che è costitutiva nostra, perché sarebbe una pura astrazione, perché noi invece siamo fatti di materia e tutti i sacramenti fanno i conti con questo elemento di materia, di concretezza, attraverso cui Dio, il divino, si comunica, entra in noi. Ma pensate che genialità! Dio usa per comunicarsi a noi la stessa modalità con cui noi comunichiamo tra noi. E uno dice: ma si è abbassato a noi. Piccola parentesi, ci ha fatti lui così, il furbone, quindi chiusa parentesi. Dove due o tre si trovano, io sono presente. Coincida, la sua presenza coincida con un particolare, che è poi il grande scandalo anche dei farisei, dei suoi contemporanei. Ma chi credi di essere tu, dicevano a lui, che ti credi e ti fai Dio. Questo era il grande scandalo per loro. Dio è Dio, Dio è altissimo, è dappertutto, non può essere presente, identificarsi con un particolare. Ci sembra troppo riduttivo per Dio. E veniamo finalmente al battesimo, ecco l'argomento di oggi, e cresima, perché i due sacramenti sono strettamente collegati, e spiegato quello che riguarda il battesimo, poi di conseguenza è anche facile dire alcune cose sulla cresima. Partiamo dal significato della parola, perché battesimo in italiano non è una parola di uso comune, è una parola che deriva dal greco e vuol dire immersione. Immaginatevi il sub che va sotto acqua, ecco, immersione. Chiaro, l'immersione fa proprio i conti con l'acqua, essere immersi nell'acqua. Nelle diverse religioni, tutte le religioni hanno a che fare con l'acqua. All'inizio
c'è un rito o una serie di riti che hanno a che fare con l'acqua. Perché? Perché l'acqua è simbolica, è un simbolo. E che cosa, qual è il simbolo dell'acqua? L'acqua ha due azioni. L'acqua disseta, l'acqua fa passare la sete. E la seconda azione dell'acqua? Pulisce, ci si lava con l'acqua. L'acqua ha queste due proprietà. L'acqua nell'induismo, con l'immersione nel fiume Gange, gli indù, i buddisti, queste sono immagini di battesimi di alcuni gruppi del mondo cristiano protestante, testimoni di Geova, battisti, gruppi vari che fanno l'immersione totale, e ci sono dei battesimi collettivi allo stadio in alcuni momenti particolari, quindi grandi celebrazioni. Questo è un mosaico, qualcuno forse lo riconosce, siamo a Ravenna, c'è il cosiddetto battistero degli ariani, è questo, e il battistero degli ortodossi, che è un altro. Giovanni il Battista battezzava, e anche Giovanni il Battista, il significato del battesimo di Giovanni il Battista, l'acqua come segno di pulizia, come segno di purificazione. Spieghiamo quali sono le immagini, i personaggi. C'è Giovanni il Battista qui sulla destra, c'è Gesù nel mezzo che è raffigurato senza barba, ecco, immerso nell'acqua del fiume Giordano. Vedete sopra la colomba dello spirito, e sulla sinistra chi è? È la personificazione del fiume Giordano. Mi interessava sottolineare qual è il significato nelle religioni e anche nella religione ebraica con Giovanni Battista, il fatto dell'acqua come segno di purificazione. E cosa vuol dire? Il fedele, vita, desidero un di più di verità, un di più di autenticità. Ecco il segno di questo lavaggio. Noi quando è che ci laviamo? Quando siamo sporchi ci laviamo. Allora il significato dell'acqua nelle religioni è di questa disponibilità del fedele ad una conversione, ad un approfondimento della vita, ed è esattamente la predicazione di Giovanni Battista, e quindi un cammino di penitenza che è simboleggiato proprio dall'immersione nell'acqua. È questo anche il significato del battesimo cristiano? E quindi la disponibilità del fedele, nel nostro caso molto spesso, quasi sempre, di un bambino nei confronti di Dio? Sì e no. Perché c'è da una parte l'iniziativa dell'uomo, ma dall'altra c'è una iniziativa di Dio, e cioè basta buttare un po' di acqua sopra la testa perché l'anima diventi candida? Quanto quell'acqua lì, quanti millimetri penetrerà dentro la testa o dentro la pelle? Riuscirà ad arrivare fino alle viscere spirituali per poterla cambiare? L'acqua è acqua. Che diversità c'è tra il battesimo cristiano e tutte le altre immersioni? C'è una differenza o no? Basta il desiderio perché la vita cambi? Noi lo vediamo nella vita di tutti i giorni, non so se mi riguarda solo me. Allora, è importante la volontà della penitenza, della conversione, del cambiamento. Dall'altra però c'è la risposta di Dio, e cioè Dio vede questa disponibilità
della volontà della persona, del desiderio di pulizia e cambiamento, e la investe, la sommerge, la immerge con il suo dono. Ecco la sottolineatura, la travolge con il suo dono. Come una cascata di grazia. Che ci viene addosso e che ci travolge, ci immerge in che cosa? Ma l'immersione vera, al di là della metafora, dell'esempio, ci immerge in che cosa? Con che cosa? Questa è una scena del film La Passione, quando viene dal lancino, ecco, dal soldato trafitto il costato di Gesù, ecco che esce sangue ed acqua e lo immerge nel suo sangue. Ecco, allora, l'immersione, la parola battesimo abbiamo visto immersione, non è tanto l'iniziativa del fedele che volontariamente si immerge nell'acqua, ma accade il contrario, cioè viene rovesciata la cosa. È il Signore che ti, facendo leva sul tuo desiderio, chiedendogli di immergersi nella sua vita, ti immerge nella sua vita. E quindi siamo immersi dal sangue, dalla vita di Gesù. Di Gesù. Cosa c'entra il sangue con questo? Perché la vita di Gesù ha a che fare col sangue, perché è una vita donata, una vita offerta per me, per te, per noi, e immergendoci ci comunica la sua vita, ci rende capaci di donarci, ci innesta. Si tratta di un vero e proprio innesto, ecco, mi sembra che questa parola aiuti, e questa realtà aiuti a capire di che cosa si tratta. Nell'innesto cosa succede? Si prende una pianta, un ramo selvatico, e lo si innesta su una pianta buona, oppure il contrario, e si vede che la vita di quel tronco cambia, riesce a fare delle cose che non farebbe. Ci innesta Gesù nella sua vita. La sua vita ci rende capaci, innesta dentro di noi qualche cosa che per natura non saremmo capaci. Il dono, l'offerta, il sacrificio di colui che ama. La vita, così come Gesù ha vissuto, ci viene innestato dentro di in noi. Chi viene battezzato è immerso nella morte di Cristo e risorge con lui come nuova creatura. E non basta, lo vediamo anche noi, che non basta essere battezzati, che dopo la vita è in discesa, che tutte queste cose qui accadono automaticamente. È come in potenza, cioè. Non so se avete studiato un po' di fisica elementare, la differenza tra l'energia potenziale e l'energia cinetica. Cioè, è come se le automobili che sono qui fuori hanno tutte la loro cilindrata e sono lì che aspettano che qualcuno le accenda, le metta in moto e vada. E quindi in potenza hanno tutti i loro cavalli, le loro velocità e tutto, però bisogna accenderla per farla andare. E allora c'è un passaggio, tutto quello che è in potenza, ecco che diventa cinetico, diventa dinamico. Ed è così, il battesimo non è che allora automaticamente sono capace, io amo, mi dono,
sacrifico, sono bravo, sono buono. No, ma è tutto come impotenza, è come tutto guarito all'origine. E dopo però occorre accendere il motore e vivere di conseguenza. Tirandoci dentro la sua vita, questo Cristo ci tira dentro il suo rapporto con il Padre, lui ci comunica la cosa più preziosa che ha, la sua amicizia, la sua unione con il Padre. Ed è una cosa così bella e così grande che hanno desiderato comunicarla, renderci partecipi. Il suo rapporto con il Padre è lo Spirito Santo. Lui ci dona questo. Per cercare di capire la comunanza tra noi e Dio grazie al dono dello Spirito, se noi volessimo raccontare una barzelletta a un cavallo, a una gallina o a chi volete voi, tu gli racconti la barzelletta, aspetti che lui rida, ma non ride, farà dei versi, farà... Perché? Perché no, abbiamo due spiriti diversi. Cioè manca il feeling, manca la possibilità della comunicazione. Dio ci comunica il suo spirito perché noi possiamo capirlo. E noi abbiamo lo spirito perché abbiamo lo stesso spirito, ci ha comunicato il suo spirito, la sua vita, per poterlo intendere, almeno un po' poterlo intendere, intenderci. Ecco il dono appunto dello Spirito Santo. Siamo tempio dello Spirito Santo, abitazione per sempre. Gli antichi, i primi cristiani e gli antichi amavano, nella descrizione della persona, non si limitavano a dire che siamo un corpo e un'anima, che abbiamo visto che sono comunque mescolati tra loro. Dicevano corpo, anima e spirito. Ma come? Spirito e anima non sono la stessa cosa? Gli antichi distinguevano, dicevano no, è come se lo spirito è la presenza di Dio in noi, l'anima è tua, i tuoi desideri, le tue fantasie, la tua psicologia, le inclinazioni, eccetera, eccetera, eccetera. Lo spirito invece è come se tu avessi dentro di te una stanza vuota. C'è una porta in questa stanza e tu puoi, con le tue scelte, aprire di più o chiudere questa porta. Così che sentire gli impeti dello spirito diventi più facile o più complicato. Se la porta è aperta diventerà facilissimo, se la porta è chiusa diventerà complicata. Domanda: sarà sempre, cioè è possibile che la porta resti chiusa così da non sentire in modo assoluto la voce dello spirito che ci spinge, la chiude nella nostra coscienza? Mi piace immaginare che dall'interno lo spirito con la porta si chiude, si chiude, si chiude, ma ci caccia dentro il piede, e quindi un pertugio, una fessura resta sempre. Ci sono questi genitori che offrono il bambino o la bambina al Signore dicendo sii tu più padre. Ecco il senso genuino del battesimo dei bambini, no? Io mi immagino questi genitori che, riconoscendo il grande miracolo del dono di una vita, la restituiscono dicendo sii tu padre e più madre per questo bambino, questa bambina, di quanto siamo capaci di essere noi. E il buon Dio prende questa cosa qui sul serio, così sul serio, che dice ok, tu sei mio per sempre, non mi dimentico. Anche se tu nell'arco della vita ne combinerai di tutti i colori e quindi tu sarai lontano, ma io sono fedele. Tempio dello Spirito Santo non è qualcosa che di futuribile, chissà se ti comporti bene. No, è un dato oggettivo, è ontologico, cioè è un dato di fatto che noi siamo i battezzati, siamo tempio dello Spirito Santo. È un dato di fatto.
Vedete, questa sottolineatura del dato di fatto mi sembra importantissima, perché noi molto spesso diciamo: aspetta un attimo, devo comportarmi bene, allora Gesù è con me, allora sarò tempio dello Spirito Santo, allora accadrà la comunione tra noi. È il contrario. Non è che noi dobbiamo impegnarci per raggiungere qualcosa che non raggiungeremo mai, perché il limite, la fragilità, la malizia. La comunione, l'unità tra noi, esiste già. Occorre riconoscerla, occorre accorgersi che è un dono che mi è stato già dato. Se invece è sempre soltanto una cosa che dobbiamo costruire, ma faremo sempre la guerra tra noi. È una cosa molto importante, ma che è un punto di difficoltà, ma nella vita pratica, esistenziale, nel dato di fatto, anche tra noi cristiani, nelle nostre comunità cristiane, che continuiamo a farci la guerra tra noi, che non va mai ben niente, che non sappiamo apprezzare le briciole che ci sono, e a volte non sono solo briciole, sono anche delle cose un po' più grandine, e in attesa del giorno in cui andremo d'accordo, non ci saranno i problemi, eccetera, 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 che non arriverà mai. Qual è il punto? Il punto è che se il Padre Eterno mi ha messo assieme a te, in questo momento qua, che cosa ha per la testa? Ci sarà un motivo. Allora, partire dal fatto che tra me e te, non lo so come mai, dentro il capriccio del Padre Eterno ci ha messo assieme, lo devo tutto scoprire, ma partendo dalla certezza del fatto che tra me e te, anche se ci stiamo cordialmente sullo stomaco e abbiamo delle difficoltà e delle ruvidità dal punto di vista del carattere, ma siamo, dal battesimo in poi, facciamo parte dello stesso corpo. Non posso non tenerne presente. E invece è come se fosse pura devozione, ma invece il battesimo, con il battesimo e con tutti gli altri sacramenti, oltre a essere tempio dello Spirito Santo, sono anche corpo di Cristo, parte del corpo mistico di Cristo. Veniamo messi assieme, entriamo a far parte della Chiesa, della comunità cristiana, ma concretamente è che io non posso più guardare te come se tutta sta roba qua non esistesse. Perché se guardo te come se tutta sta roba qua fosse pura poesia, tradisco la fede che dico di professare, tradisco quel Gesù Cristo che dico di professare e in cui dico di credere. Ripeto, ma non come una cosa da raggiungere, ma una cosa che esiste già. Insisto su questo perché mi sembra di capitale importanza. Mia madre e mio padre sono mia madre e mio padre, è un dato di fatto. Se io dicessi, beh dai, incomincerete a essere mia madre e mio padre dal giorno in cui mi convincerò, sforzandomi, che siete mio padre e mia madre. Perché c'ho anche l'immagine, uno si costruisce un film su come dovrebbe essere una madre, su come dovrebbe essere un padre, e la misura tutte le volte se si realizza concretamente così. E non si realizzerà mai. Noi funzioniamo allo stesso modo con la comunità cristiana, con l'amore del prossimo, abbiamo un film, un'immagine, dei modelli, e siccome non si realizzano vuol dire che non c'è. Ma in realtà, se il Signore, se sei già battezzato, vuol dire che c'è già, se fai già parte del corpo. E allora, se non ne tieni conto, se non ci guardiamo in un altro modo, come prima conseguenza del fatto che siamo parte dello stesso corpo. Questioni varie. Perché allora il battesimo ai bambini? Posso chiederti una cosa? Prego. Una parentesi. Da capire, da quando siamo nati noi e battezzati adesso, cosa è cambiato nella Chiesa? Perché sento delle cose diverse da quello che pensate, che ti hanno spiegato fino adesso, oggi.
Cioè nel senso che noi partiamo dal battesimo di 70 anni fa. Allora, io sono stato battezzato in fondo alla chiesa perché ero in peccato, ok? Questo lo sapevi. Il peccato originale, questo era quello che... Ci arriviamo. Comunque. No, era per capire se è cambiato qualcosa nella chiesa di 70 anni fa adesso e cosa hanno chiarito nel battesimo, nel sacramento. Perché tu nelle cose che sto dicendo percepisci qualcosa di diverso. Sì. A rischio di essere eretico. Allora, che cosa è cambiato negli ultimi 70 anni rispetto al battesimo? Io mi sento di dire assolutamente niente, ma posso anche arrivare a dire, oso dire, che non è cambiato niente anche in un periodo un po' più lungo di 70 anni. Allora, spiegami una cosa, scusa. Se io non battesimo il bambino, un figlio, e lascio che venga, che ci pensa lui, cosa succede in questo ragazzo? Non diventa Cristo, figlio di Cristo? Sarà figlio di Dio, non entra a far parte del corpo mistico di Cristo, della Chiesa. Perché la Chiesa battezza i bambini? Essendo nati col peccato originale, hanno bisogno di essere liberati dal potere del maligno 5 giorni dopo la nascita. Perché quelli della mia età, in tanti, adesso non so se funziona più o meno, insomma, chi nasceva alla mia epoca in ospedale lo battezzavo subito ancora prima di tornare a casa, ok? Proprio perché uno fosse già appartenesse e partecipasse della vita divina di grazia il prima possibile. Ma questo è una cosa bella. Il desiderio anche in realtà era implicito, perché non credo che i miei genitori hanno espresso questa volontà, ma in una società cristiana li battezzavano d'ufficio tutti quanti, senza chiedere il permesso, forse i miei genitori l'avevano dato, perché mi pare impossibile che il cappellano battezzasse senza che, in questo caso, che neanche i genitori lo sapessero, probabilmente chiedevano e quindi battezzavano. Certo, è vero che oggigiorno la sensibilità, ma non della Chiesa, della gerarchia o della Chiesa cattolica nel suo insieme, ma della gente rispetto al battesimo, ma rispetto alla fede, rispetto al battesimo perché è rispetto alla fede, c'è una sensibilità diversa. E allora la questione di cui stiamo parlando, a me meraviglia di questi tempi che la gente chiede i sacramenti, perché il problema è identico nel momento in cui ci si accoglie con la comunione, ancora di più con la cresima. Mi chiedo, ma forse un tempo il fatto che uno non fosse battezzato, che uno non partecipasse all'Eucaristia, che non partecipasse, che non fosse cresimato, non so quali conseguenze nell'opinione pubblica, che discriminazione avesse. Ma oggigiorno, cioè ma chi te lo fa fare di battezzare o di chiedere la cresima per i tuoi figli, che non te ne può fregare di meno? Questa è la grande domanda che io ho e che in qualche modo il tentativo fallimentare di educare le nostre famiglie, le famiglie, gli adulti, a dire: ma ascolta, ma non cambia niente. Se per te essere cresimato o non esserlo non cambia niente, essere battezzato o non essere battezzato non cambia niente, ma perché lo devi fare? Capitemi bene. Quando qualcuno mi viene a chiedere il sacramento personalmente, anche il matrimonio, io remo contro, provocatoriamente remo contro, per costringere a far venire a galla se c'è una domanda, se c'è un'esigenza, per far venire a galla l'imbriccio della consapevolezza di un valore
vi devo dire che molto spesso non viene a galla. La Chiesa battezza i bambini perché, nati col peccato originale, hanno bisogno di essere liberati dal potere del maligno. Qual è il valore di queste parole? Cosa vuol dire? Quindi bisognerebbe fare tutto un discorso sul peccato originale. Peccato originale, uno dice, vabbè, è una storiella, è una favola, però dice una grande verità che credo che ognuno di noi, tutti gli uomini, anche chi non è cristiano, se è un po' onesto con se stesso, si accorge che c'è il desiderio di fare il bene, ma di fatto si va da un'altra parte. Lo dice San Paolo, ma lo dicono anche i pagani, i grandi autori e letterati pagani greci e romani, sono: desidero fare il bene e faccio il male e faccio ciò che non voglio. Non troviamo anche in noi come una divisione dentro di noi tra la volontà di essere in un certo modo e poi siamo altro, come se la testa volesse andare da una parte e le gambe vanno da un'altra, proprio staccati. La parola giusta è proprio divisione. Allora, questa spaccatura che sentiamo in noi, questa divisione che sentiamo in noi, questa esperienza accomuna tutti gli uomini. Da dove viene? Che ce l'abbiamo tutti. Ecco che allora l'autore biblico, che ha inventato certamente una storia, la storia del peccato originale, ma per dire una cosa vera, e cioè che cosa è bene, che cosa è male, che cosa fa bene, che cosa fa male a me, io non lo so fino in fondo. Lo sa un altro che mi ha fatto e in qualche modo lo devo prendere sul serio. E invece la tentazione riguarda proprio questo: che cosa fa bene a te, che cosa fa male a te, tu lo sai meglio di chiunque altro e lo puoi decidere da solo. Questa è la prima divisione. La prima divisione è tra Dio e l'uomo, quel sospetto, quella diffidenza radicale nei confronti di un altro che ti deve dire che cosa ti fa bene e seguirlo, prenderlo sul serio. La fatica più grande non è quella di seguire qualcun altro. Bene, il battesimo, questi due mondi, Dio e l'uomo, divisi dal nemico che si infila dentro, li metti insieme. Certo, ci salva, ci guarisce dal peccato originale, ma non ci risolve il problema dei peccati. Ma allora il peccato e il battesimo è inefficace visto che io continuo a peccare? No, ha guarito la questione alla radice, quindi la tentazione, la fragilità, la predisposizione, eccetera eccetera. Su questo incide anche che stile di vita hai, come vivi. Se uno vive nel vizio, diventerà, vabbè, sei guarito dal peccato originale, ma è come se non lo fosse, oppure una vita virtuosa, e quindi guariti, salvati, liberati dal potere del maligno che c'è, ma non vince. Il diavolo c'è, ma è già stato vinto. Il diavolo c'è, ma il Signore è più forte. Quindi sta sereno, sta serena. Puoi non aver paura. La Chiesa amministra il battesimo a chi crede in Gesù Cristo. Perché se le cose hanno un senso... A ogni battezzato è richiesta la professione di fede, quando può farla. Ieri il Vescovo ci ha detto in alcuni posti d'Italia dove i padrini e le madrine sono i catechisti. Sono i catechisti della famiglia che si prepara al battesimo. Io ho partecipato a battesimi oppure alla cresima di persone, di bambini, di ragazzi immigrati.
il catechista che gli insegnava la lingua, gli insegna questo, gli insegna l'altro, li ha accompagnati anche nel cammino, era bellissimo perché proprio loro fanno da madrini o da padrini di questi bambini. Il battesimo può essere amministrato da chi? Chi amministra il battesimo? Il ministro ordinario, il vescovo e i delegati del vescovo, e quindi i sacerdoti, i presbiteri, in caso di necessità, da chiunque, purché intenda compiere quel che fa la Chiesa. E quindi chi amministra il sacramento deve farlo con l'intenzione di fare quello che la Chiesa intende fare, quindi di inserire questo bambino, bambina, questa persona nel corpo di Cristo e gli comunica lo Spirito Santo e lo incorpora al corpo di Cristo mistico. Interessantissima questa cosa qui. Chiunque intenda fare quel che fa la Chiesa. Mentre lo leggevo mi è venuta in mente una domanda: ma deve essere battezzato? Secondo me sì. Di per sé no. Dice chiunque, purché intenda fare quel che vuole fare, intende fare la Chiesa. Certo, è piuttosto improbabile che uno che non appartiene alla Chiesa intenda e voglia fare quello che... Però magari qualcuno potrebbe esserci. Scusa, in caso di necessità, cioè mettiamo di avere ipoteticamente un bambino che muore, cioè questo, penso certo, sia questo. Certo. Cioè in quel momento lì che manca il prete, che manca il vescovo, che manca il tizio, questo era il motivo per cui i bambini venivano battezzati pochi giorni dopo la nascita, prima addirittura di tornare a casa, indipendentemente dalla salute o meno. Ecco, un bambino nato morto? Un bambino nato morto non è necessario battezzarlo. So che qualcuno l'ha fatto e lo fa, ma insomma si battezzano i vivi. Per esempio, c'è chi ho sentito che battezza addirittura i feti, cioè gli aborti. Il battesimo è valido, ecco qui la forma, questo riguarda la forma, che ha una sua importanza perché, per il discorso che ho detto prima, e cioè c'è una concretezza, e la concretezza non è arbitraria. C'è, la Chiesa matura le cose, dice guarda, perché il battesimo sia valido c'è bisogno di uno che amministri il battesimo con l'intenzione di fare quello che compie la Chiesa, e poi materialmente, concretamente, il sacramento per essere valido deve rispettare queste condizioni. Versando l'acqua sul capo del candidato e pronunciando una formula, che è questa, perché c'è un motivo. La Chiesa ha impiegato 2000 anni per arrivare a dire, in realtà l'ha imparata da subito: io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Perché la formula io, il soggetto prima persona singolare? Perché io e non tu? Perché non noi? Perché chi battezza agisce in nome di Cristo, personifica Cristo, non è un movimento democratico che nasce dal basso e che si rivolge a Gesù Cristo, ma il movimento è dall'alto, è Cristo che risponde alla tua domanda e dice: e io ti prendo, e io ti battezzo, e io. Nel momento in cui uno invece cambiasse la formula e magari invece dell'acqua usa la gasosa, usa la Coca-Cola,
o altri elementi, il battesimo non c'è. Se non si usa questa formula, il battesimo non c'è. L'acqua deve essere acqua benedetta oppure acqua normale? Acqua normale. Dopo nel rito c'è anche il rito della benedizione dell'acqua, ma in realtà la benedizione accade in questo momento qui. Ci avviamo alla fine. E veniamo però ad una questione importantissima, perché sotto sotto anche alle domande, la grande questione, va in paradiso, non va in paradiso, è necessario il battesimo per la salvezza? Sì, ma per chi? Per tutti? E se uno non è stato battezzato? Non per colpa sua, perché è nato da un'altra parte. O non ha una famiglia che non ha educato, che colpa ne ha? Allora la riflessione degli ultimi secoli, la salvezza, andare in paradiso, vanno solo i battezzati? Tanto i battezzati non vanno in paradiso automaticamente, giusto? Quindi il battesimo guarisce il peccato originale alla radice. Il battesimo ti inserisce nel corpo mistico di Cristo, il battesimo ti fa diventare tempio dello Spirito Santo, ma non fa tutto, devi fare qualcosa anche tu, e quindi ti mette nelle condizioni per poter vivere in un certo modo. E tutti gli altri? Ci si può salvare, andare in paradiso, anche non essendo battezzati. Tutti? No! Così come non tutti i battezzati automaticamente vanno in paradiso, anche tutti gli altri non automaticamente sono esclusi, ma nemmeno automaticamente vanno in paradiso. Ci sono delle condizioni, adesso lo vedremo, intanto le condizioni per chi è battezzato. È necessario per coloro a cui è stato annunciato il Vangelo, cioè lo conoscono. Per esempio, un conto è se uno nasce nella savana e un altro conto è se però nasce in Italia, perché in Italia, bene o male, è impossibile che non sia arrivato qualcosa, e che hanno la possibilità di chiedere questo sacramento, che abbia avuto la possibilità di chiedere il sacramento del battesimo, perché se non ha mai avuto neanche la possibilità di chiederlo. Ed ecco qui, si può essere salvati senza il battesimo? Dato che, come ha detto la Candida, Cristo è morto per la salvezza di tutti, possono essere salvati anche senza battesimo chi? Quanti muoiono a causa della fede? Uno viene ucciso perché crede in Cristo ma non è ancora battezzato. I catecumeni, coloro che si stanno preparando al battesimo ma muoiono prima di riceverlo. Questo riguarda la stragrande maggioranza della popolazione umana. Dice: quelli che cercano sinceramente Dio, e quindi le persone autenticamente religiose nella loro religione, e si sforzano di compiere la volontà di Dio secondo la loro religione. Un musulmano può salvarsi se lui cerca sinceramente Dio e lo prende così sul serio da cercare di essere il meglio, il miglior musulmano possibile, un santo musulmano. Un buddista può salvarsi se cerca sinceramente Dio e cerca di essere un santo buddista. La grazia di Gesù Cristo in qualche modo opera, lo raggiunge. Tant'è vero che questi qua che si sforzano di fare il bene, in qualche modo sono raggiunti dalla grazia di Cristo. Perché ricordo gli ebrei che loro non riconoscono la nascita di Cristo, giusto? Loro credono in Dio, ma non riconoscono la nascita di Cristo. Allora, loro riconoscono la nascita di Cristo, non riconoscono che sia
il figlio di Dio, il Messia. La questione è che se uno va al fondo, e vive, al fondo della sua religione e la vive fino in fondo, non può non essere aperto alla, da una parte alla grazia, ma nel momento in cui gli arrivasse l'annuncio di Cristo, a non riconoscerlo come una cosa vera, buona e giusta per sé. Abbiamo ricevuto quindi qualche volta delle richieste di informazione su come procedere per essere sbattezzati. Come facciamo in questo caso? In una situazione contemporanea di poca fede, di assenza di fede, la grande obiezione è: mi hanno battezzato senza chiedermi. Allora, la procedura è molto semplice, scrivono al parroco, quindi invita il fedele a scrivere al vescovo, il quale vescovo tramite l'ufficio di Puglia, tramite il cancelliere, comunica al parroco acconsentendo alla richiesta. In realtà non si cancella niente, ma a fianco si scrive: ha chiesto di essere cancellato dal registro dei battesimi, ha ottenuto il permesso il giorno tal di tal, e gli si dà una carta dove si acconsente alla sua richiesta, ma non viene né cancellato dal registro. Il sacramento rimane per sempre, però se quel giorno cambia idea, bravissima, se quel giorno lì, quello lì, perché oggi funziona così: un giorno sento una roba, un giorno sento un'altra, poi torna e si fa presente che le azioni hanno un peso, che nel momento in cui uno chiede di essere cancellato dal registro del battesimo, chieda per esempio di essere sposato in chiesa, no, non gli si dà il permesso, chiede per esempio di poter accostarsi all'Eucaristia o quant'altro, no. E se poi cambia idea? Deve richiedere di nuovo. Per quanto riguarda i bambini morti senza battesimo, la Chiesa, che una volta si diceva il limbo, ecco, non si parla più di limbo, si dice la Chiesa li affida alla misericordia di Dio. Bene, concludiamo con Ave Maria la Madonna.